concetto della patria, che deve essere solo di chi la ama. Non ci possono essere altre differenze. E io dico sempre, ma il rispetto di una casa è fondamentale, perché noi tutti stasera, quando abbiamo finito questo nostro incontro, ognuno di voi tornerà nelle proprie case. E che cosa fa? Chiude la porta, tira giù le tapparelle, perché vuole proteggere i propri cari, i propri beni. E se domani mattina qualcuno entrasse in casa vostra e cominciasse a sputare per terra, o a mettere i piedi sul divano, o aprire il frigorifero e mangiare quello che c'è dentro senza chiedere niente, ognuno di voi, anche la persona più solidale, anche la persona più caritatevole, si ribellerebbe, perché ha rispetto della propria casa. Dove battiamo il nostro crocefisso col mio sguardo? Io non ci sto. Perché il crocefisso, al di là di chi è cattolico, ha anche una dimensione sociale, pubblica, fa parte di DNA della nostra tradizione. In tutte le scuole, in tutti i posti, siamo stati sempre a vedere ed appendere il crocefisso. Non vorrei che tutto questo ci sembrasse poco rispetto a quello che magari alcuni possono ritenere battaglie che sono sacrosante. Io non ho il problema della concorrenza, non ho il problema che il candidato sindaco non sia in Forza Italia. Per me è più un problema. Per me è importante liberare anche questa città. E sono certa che con una persona come te, che condivide gli stessi valori, che pensa che la libertà sia una cosa seria e che non si può barattare in cambio di qualche soldo, di qualche poltrona. È per questo che io credo che se Gianfranco, come io mi auguro, diventerà sindaco di questa città, Alessandria possa finalmente essere liberata ed essere cambiata. Certo, bisogna anche parlare d'altro. Credo che questa è la vera sfida del nostro tempo. Perché è vero che ci sono tanti problemi nel nostro paese, che abbiamo il problema del lavoro, la disoccupazione, abbiamo il problema, cioè, che noi genitori non possiamo più immaginare per i nostri figli quell'ascensore sociale, immaginare che i nostri figli domani possano stare meglio di noi. Però tutto questo è niente rispetto al bene più prezioso che abbiamo noi esseri umani, che la libertà, perché senza libertà non c'è portafoglio, senza libertà nessuno di noi può fare niente. Perché io capisco che non è un concetto così facile magari da poter percepire, perché vi faccio un esempio pratico. Noi siamo qua stasera, ognuno di noi sta respirando, i nostri polmoni si aprono e si chiudono, ma nessuno di noi pensa respira. Perché siccome siamo persone che stiamo in buona salute, ci sembra normale respirare. La libertà è uguale. Ci accorgeremo un minuto dopo di averla persa. Allora, possiamo parlare di tutto e possiamo parlare di più, perché dopo 4 presidenti del Consiglio non eletti, dopo che abbiamo avuto il peggiore Presidente del Consiglio, Monti, che ci ha ridotto veramente al lastrico, ma io sono per questa partita della libertà. Perché io vi giuro, alla sera quando vado a casa e guardo il mio figlio, lo guardo con tristezza, perché penso che forse lui non potrà più essere un uomo libero come sono stata io. E credo che non c'è altro che ci possa preoccupare di più della perdita della nostra libertà. Allora io credo veramente che questa elezione ad Alessandria, come in tanti altri posti, è veramente uno spartiacque su chi si sente orgogliosamente italiano e vuole riprendersi la propria terra, la propria patria, il proprio territorio, e tra chi invece sono quelli della politica corretta, dove ci insegnano che possiamo diventare la pattumiera dell'Europa, dove ci insegnano che possiamo accogliere tutte le miserie del mondo. Ecco, io, noi, mi auguro, non la pensate. Bisogna combattere
padre, perché credo che la famiglia sia quella che è scritta nella nostra Costituzione. Non posso immaginare domani di vedere dei bambini che hanno due mamme e un papà. Perché credo che un bambino abbia il diritto ad avere una madre e un papà. Non voglio neanche, lo dico da donna, le donne che abbiamo, le amiche che abbiamo in sala, che ho combattuto molto per l'utero in affitto, perché dicevo scusate, ma se la natura ha deciso che in qualcuno che sta sopra di noi, che ci sono delle leggi naturali che degli uomini potremmo mantenere, se qualcuno che sopra le nostre teste ha deciso che per fare un bambino ci vuole un uomo e una donna, io non posso pensare di arrivare a fare un figlio mancandomi un pezzo comprando il suo marito, perché l'utero delle donne non è un padre delle donne. Allora io credo che questa è la visione per la quale vale la pena combattere l'intoleranza. Una visione molto semplice, ma che oggi è messa in grande pericolo, perché tutto ciò che a me, nata nella sana provincia italiana, mi sembra scontato, normale, oggi invece sembra una conquista. Ieri al Parlamento abbiamo votato. Grazie. Allora, mi sentite, si sente abbastanza più o meno, faremo il possibile. Credo che il primo atto, il primo dovere di un sindaco dovrebbe essere quello di non annoiare i propri cittadini, ancora di più dovrebbe essere il primo dovere di un candidato sindaco. Questo per dire che non ho nessuna intenzione di fare la filippica serale né il discorso della buonanotte, ma semplicemente di, permettete di fare due riflessioni su quanto è stato affermato e dai numerosi interessanti contributi che precedono il mio intervento. Tralascio per motivi di tempo il discorso estremamente interessante del tema della sicurezza percepita e la sicurezza reale, che è un dato che conosciamo abbastanza bene e che è preoccupante perché evidentemente dimostra che da parte delle persone c'è la paura. Finito. Poi che sia fondata da dati reali del crimine o meno, questo è un altro discorso ancora, ma evidentemente vuol dire che la struttura sociale, la struttura amministrativa non conferisce, non dà, non trasmette senso di sicurezza ai propri cittadini. Questo è poco ma sicuro, e quindi su questo occorre intervenire. Volevo partire però, se me lo permettete, come primo atto dall'intervento dell'amico Farina. Mi è piaciuto molto quando diceva qui parlano tutti di sicurezza, poi alla fine è vero, è anche il mio dubbio, non abbiate le mani nei confronti, ma io ho paura perché molte volte la nostra città, mi piace molto le sante, ma non solo le sante, no? Su tanti problemi, quando si comincia a parlarne troppo, ho il terrore perché è il miglior modo per non risolverli. Se noi pensiamo, scusate il paragone, al famoso Ponte Meyer, se ne è iniziato a parlare 20 anni fa, poi oppure di parlare sono passati 20 anni prima di realizzarlo. Quindi attenzione a parlare troppo delle cose, perché poi comincia la disquisizione di chi è d'accordo, chi è meno d'accordo, chi la vede verde, chi la vede blu, chi la vede rossa, le sfumature, e su questo poi i giornali ci ricavano, quello detto che, l'altro dice che era dell'associazione, affermi invece che, e alla fine non si conclude niente. Io credo che invece sia importante pensare a realizzare dei fatti sostanziali attraverso molte memoristiche, forse su problemi che tutt'altro sono tutt'altro che comici, anzi hanno un loro spessore non indifferente, però c'è anche uno spaccato reale di quello che Alessandro, di come ha reagito l'amministrazione, dei mesi che passano per far passare in qualche modo un ordine del giorno che deve essere importante. Ringrazio in particolare l'amico sindaco Borasio che ha messo le mani avanti per me dicendo che un sindaco può fare poco per cui già mi ha invento salvaggio, ma sai, qua alla fine bisogna vedere cosa si può fare. Al di là degli schemi ho colto benissimo il discorso, so perfettamente come stanno le cose, anzi vorrei aggiungerne una alla battuta che tu hai fatto, che determinate istituzioni hanno paura che l'azione decisa di un sindaco si trasformi nella figura
mitologica del sindaco sceriffo, io non ho nessun problema andare in un negozio di giocattoli a comprare la finta pistolina di come si chiama, di plastica, e la stellina sceriffo, quando ero piccolo io le vendevo queste robe delle bustine anche dei giornalai, e portarle al prefetto. Dico, lo faccia lei lo sceriffo, ma lo faccia almeno, perché se nessuno fa niente, chi non si vuole niente. Non sto a rivendicare un ruolo, però che qualcuno lo rivesta questo ruolo. Se ritiene che un sindaco non sia in grado di farlo, gli do la stella da sceriffo, lo faccia lei, va benissimo, o chi per lei, insomma. Allora, qui, io vorrei capire, no? Perché bisogna anche distinguere, esiste anche questo antepoveraccio, esiste, e io ho tutto rispetto per il poveraccio che ha chiesto la carità. No, no, nessun rispetto per il racket della questua. Questo è il problema di fondo. No, vogliamo più sentire la materia che organizzati. Allora, ci mettiamo tutti d'accordo, mettiamo la stellina da sceriffo di dovere, va bene, ci sediamo con le forze dell'ordine, il tavolo di coordinamento, ma le chiederò per piacere, questi che sono racket vanno perseguiti quando sono racket. Il povero Cristo che lì a chiedere l'elemosina, seduto in mezzo a una strada, che un povero clociarro, che per cortesia non mi sembra il caso di andarlo a perseguire, viceversa, come quella masnada di delinquenti che invece vengono a molestare le persone dirette all'interno di un racco. Quindi anche su queste cose credo che siamo tutti d'accordo, occorrerà fare dei distinguo e pretendere su alcune cose, pretendere interventi con forza, non la tolleranza. Con quella gente lì, tolleranza zero. Tolleranza zero. Adesso qualcuno comincerà a tirarmi i pomodori perché sono. Noi che cosa vorremmo fare? Faccio breve. Vorremmo innanzitutto rimettere, ovviamente, pensate anche allo spirito, ci siamo uniti, siamo tutti d'accordo, anzi mi rivolgo a tutti gli esponenti di polizia perché siamo ancora più uniti. Vediamo di creare un allargamento più possibile, perché tutto il centrodestra deve dare una risposta a una realtà in declino come Alessandria. Io dico che Alessandria è l'ultimo atto, cioè o va adesso e prende un'altra direzione, oppure Alessandria avrà un declino irreversibile. Noi abbiamo una grande responsabilità e vi assicuro che me la sento sulle spalle, come sentono tutti coloro che sono qui questa sera, che si candideranno, che si muoveranno con me, sentiamo molto forte il peso di questa responsabilità. Perché non c'è più tempo, o Alessandria cambia rotta oppure ha chiuso, o Alessandria ritorna al centro degli interessi, o Alessandria si toglie dalla fase di isolamento che si è creata, perché Alessandria si è isolata sostanzialmente dal mondo. Quindi o ci riapriamo nel senso buono al mondo, nel senso che ritroviamo un ruolo. A me piace molto quello che chiamano, dov'è il mio amico architetto, c'è ancora, eccolo lì, com'è? Brand Land, che è, Alessandria deve essere la porta del Monferrato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che deve essere la città che, grazie a una posizione geografica, stradale e un domani mi auguro anche ferroviario, perché anche su quello siamo ai limiti dell'esistenza, possa avere un ruolo di tramite, di rapporto con tutto il territorio di altissima qualità che sta intorno a noi e che è il Monferrato, che oggi vede un processo molto forte di valorizzazione. Quindi o troviamo un ruolo di questo genere, oppure la città io credo che non abbia grandi possibilità di futuro, finché rimane, viceversa, la porta di arrivo di qualsiasi, come dire, il rifugio, il peccatore, di qualsiasi refusé, ecco, del pianeta Terra. Voglio dire, se qua diventa solo un luogo dove chiunque tra i soggetti più reietti del mondo arrivano da Alessandria, abbiate pazienza, credo che non abbia interno, c'è questa tendenza di lavorare sulla sicurezza partecipata. Credo che sia sostanziale, guarda che la scommessa è questa: o la cittadinanza, la comunità partecipa della sicurezza, che non vuol dire che ognuno di voi deve fare lo sceriffo, ma non diciamo stupidaggini, e non lasciamo che interpretino le nostre parole come delle stupidaggini, perché qualcuno rigira sempre i discorsi che facciamo. Quando io dico che occorrerebbe anche avvalersi di
associazioni, non intendo l'associazione delle giovani marmotte, intendo dire, certo, può essere l'associazione dei carabinieri in congedo, ma può essere anche l'utilizzazione eventuale dei cosiddetti vigilini, si chiamano così, va bene, che non hanno la funzione di fare la polizia municipale, ma siccome girano per la strada, una segnalazione possono anche farla alla polizia municipale, ma che male c'è, è diritto e dovere di ogni cittadino fare questa cosa. Allora, se la demando ad associazioni è perché vorremmo tentare insieme di formare un po' queste associazioni, questi cittadini, perché altrimenti rischiamo che sia una chiamata continua a, per esempio, al corpo della polizia municipale per cose senza senso, e allora diventa un effetto boomerang, cioè quello che noi chiediamo di riuscire a intervenire su dati sostanziali di sicurezza diventa invece oggi le comiche con la gente che si corre dietro per niente. Quindi un minimo di professionalità nelle la coscienza, come se noi fossimo dei farabutti razzisti che non vogliamo nessuno. Signori, queste erano le due colonne della sinistra, queste erano le due colonne italiana, soldi 4 miliardi 600 milioni che vengono investiti per loro, ma vengono gestiti da società cooperative che ci fanno sopra la mangiata, chiaro? Io non ci sto che questa sia le due colonne italiane, questo è il futuro dell'Italia. Ma facciamoci questo, dobbiamo andare a raccolta dei rifiuti del mondo, ma per cortesia, ha ragione Sant'Anna, che è uno stato d'orgoglio, noi abbiamo altre mire, Alessandra parte per avere altri obiettivi e non quella di essere ricettacoli dei rifiuti del mondo, chiaro? Di quello è il no, di affiancarci, di informarsi, di avvicinarci, di parlare e soprattutto, veramente, con tutto rispetto, io mi chiedo, ma è possibile che Alessandria possa tornare a vedere nel proprio futuro lo stesso soggetto sindaco che ha gestito questi ultimi 5 anni come sono stati gestiti? Non faccio nemmeno il nome, a me non interessa il nome, perché non interessa domani, il futuro. E mi chiedo anche, ha senso che una città che ha già passato 5 anni di problematicità non indifferenti vada a investire il proprio futuro in altri soggetti che vengono dal partito di Monti e della Fornero, per cui dal dissesto passiamo ancora ai rigori forneriani e di memoria montiana, così siamo a posto, cancelliamo Alessandria dalla faccia della terra e abbiamo risolto il problema. Credo che noi centrodestra siamo l'unica speranza ed è per questo che andiamo orgogliosi e ci rivolgiamo agli alessandrini per il futuro di questa città. Grazie. Grazie Gianfranco per il tuo intervento molto seguito, molto applaudito, ma io voglio ringraziare prima di tutto tutti gli intervenuti questa sera, perché la serata è sicuramente riuscita e voi siete un po' il nostro motore, no? Quello che scalda questa alleanza che si è creata tra tutti i soggetti politici del centrodestra. Ringrazio il comandante della Polizia Provinciale di Vercelli, Riva Cambrino, il nostro coordinatore provinciale Ugo Cavallera, il segretario, il nostro consigliere regionale Massimo Berruti, Cortesi, l'ex coordinatore di Forza Italia, e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti. L'appuntamento, oddio, avremo diversi appuntamenti da qui all'11 giugno, ma ovviamente l'appuntamento più importante è quello dell'11 giugno, dove noi speriamo di essere messi alla prova, perché le promesse e le parole che abbiamo detto sono state tante, ma giustamente ha straragione Gianfranco Putti, quando dice dalle parole bisogna passare ai fatti, e noi speriamo di poter dimostrare che siamo in grado di portare i fatti in Alessandria e di portare un miglioramento di cui tanto abbiamo bisogno. Quindi grazie a tutti, al prossimo appuntamento.